ragazze e ragazzi, eccomi tornata con un nuovo fantastico video. Oggi faremo insieme un'acconciatura un po' particolare. Ve l'avevo mostrata nel video dove vi avevo presentato la linea di Chiara Jewels. Vi avevo fatto vedere questa treccia che partiva dall'alto e arrivava fino alla fine dei capelli e di come l'avevo realizzata. Vi avevo promesso un video per spiegarvi come avevo realizzato quella treccia e oggi è arrivato il momento. Non dimenticate di mettere un like a questo video, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina in modo da non perdere i prossimi video e i prossimi aggiornamenti. Bene ragazze, cominciamo. Allora, come potete vedere sono nel mio bagno, quindi nel bagno al piano di sopra. L'ho fatto perché penso che in questo modo io riesca a farvi vedere meglio come realizzo l'acconciatura, perché riesco ad allontanarmi, a farvi vedere anche dietro come realizzo la treccia, riesco ad avvicinarmi se vi voglio far vedere determinati particolari, e questo diciamo non riesco a farlo con la macchina fotografica perché dovrei continuamente andare lì a posizionare lo zoom in modo da farvi vedere ogni particolare. Mi dovrei staccare dai capelli per modificare la macchina fotografica, non è il caso perché è un'acconciatura un po' particolare, è un po' difficilotta, però se seguite il mio procedimento riuscite a farla tranquillamente. Perché io realizzo una treccia fatta in questo modo? Prima di tutto perché non sono capace ad intrecciare i capelli senza questa tecnica qui. Io non so fare le trecce, quelle famose trecce tutte che girano tutte intorno alla testa, non sono capace, mi dispiace, non ho questa manualità. E in più perché quando me le hanno fatte altre persone non sono mai durate, nel senso che io ho i capelli molto grossi, in teoria dovrebbero tenere le acconciature, ma ho notato che bene o male la treccia dopo un po' si allentava, si staccava, si spostava, e questa cosa mi dava fastidio. Invece con questa tecnica qui riuscite a fare una treccia, una simil treccia, ecco, che però non si sposta e non si muove, e questa secondo me è una gran bella cosa, anche perché potete andarci a dormire. Provate, e sono andata a dormire con questa treccia, la mattina dopo perfetta, cioè non mi sono neanche dovuta pettinare i capelli, sai che magari c'hai quei 4-5 ciuffetti in giro, no, aveva retto benissimo. Io la mattina dopo sono andata a lavoro con la treccia che mi ero fatta il giorno prima, quindi meglio. Bene, quindi cominciamo. Io adesso sono qui con la mia pochettina piena di elastici e elasticini per farvi vedere come realizzo la mia treccia. Partiamo subito. Allora, quello che dovete avere è una spazzola, dei lacci di questo tipo, quindi quelli di plastica. Io li ho presi del mio colore, quindi sono tipo un marroncino ramato. Quindi questi sono quelli di plastica. Ve li faccio vedere, sono fatti in questo modo, vedete? Aspettate. Ecco, vedete, sono quelli di plastica, non si dilatano tanto, sono però molto resistenti, ideali per fare questo tipo di acconciature. Io di solito non li butto dopo averli utilizzati, tendo a toglierli, ci metto l'unghia e mezzo, li tiro leggermente per non strapparmi i capelli e poi li riutilizzo, quindi non li butto, li butto se si rompono ovviamente. Poi avrete bisogno di forcine, quindi forcine di questo tipo, tante forcine, perché sicuramente avrete dei capelli un po' in giro da sistemare, e mi sembra che siamo a posto così. E penso un po' di lacca, io di solito la lacca gliela metto, però se non volete mettergli la lacca non ha importanza. Partiamo. Allora, prima cosa da fare, ci pettiniamo i capelli. Bene, ok, allora partiamo subito. Prendo un pochino di capelli davanti, in questo modo, vedete? Cercando di essere un po' precisi, di stare un po' al centro, ok? Con l'elastico ci fate un nodino. Questo modo,
Vedete? Poi, esattamente a metà, dividete questa parte e ci passate i capelli in mezzo. Ok, in questo modo. Adesso prendete le due estremità uguali, vedete, dividete la ciocca in due parti uguali, e adesso vi spiego anche il perché, e poi facendo la stessa forza tirate. Perché vi dico di prendere due parti uguali? Perché se prendete una parte più grossa e una parte più sottile e tirate, la treccia, diciamo, non verrà esattamente dritta, esattamente a metà, ma andrà da una parte o dall'altra, andrà dalla parte dove avete preso meno capelli. Quindi vi consiglio di dividere a metà la ciocca, esattamente a metà, in modo che quando tirate sia più omogeneo. Benissimo, questa è la prima parte. Adesso prendiamo due ciocchettine di lato, le pettiniamo. Ve lo dico, questa è un po' difficilotta, però una volta che capite il meccanismo diventa molto semplice. Ok, quindi abbiamo preso le due ciocche, ok? Adesso prendete la ciocca di questo elastico qui, ne prendete un pochino e la unite, ok? La unite con le altre due. Nodino, vi verrà fuori una cosina così, dove qui vedete che c'è la ciocca che era di questa, e queste sono le due laterali, ok? Adesso dividete a metà, così, esattamente a metà, girate dentro la ciocca, così, in questo modo, dividete esattamente a metà e facendo la stessa forza da entrambe le parti, tirate. Vedete? Adesso farvi vedere è un po' complicato, nel senso che dovrei farvi vedere dal retro come sta venendo. Comunque, prendiamo altre due ciocchettine, portiamo dietro, le pettiniamo, quindi avete le due ciocchettine, prendete un pochino dei capelli dell'altro nodo, come prima, vedete? In questo modo vi verranno tre, ve ne verranno tre di... come posso dire, di parti di capelli, 1, 2 e 3. Elastico, ok, dividete a metà, che di solito la metà corrisponde alla metà di quello in mezzo. Girate, vedete, mi viene una cosina così, dividete perfettamente a metà e giù, tira, 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 ecco qua. Adesso procedo con tutto il resto. Provo di farvi vedere come viene. Thank you.
Adesso che ho fatto tutta questa parte qua, sono arrivata fin giù. Potreste anche addirittura legare facendo una coda bassa e verrebbe molto bene, perché legando con un elastico avreste una bella acconciatura. Però quello che vogliamo fare noi è quello di avere una treccia lunga fino alla fine. Quindi, che cosa facciamo? Continuiamo con questa tecnica dell'elastico. Non avendo più ciocche laterali, ne prendo una, mi metto un elastico e faccio la stessa cosa. Quindi apro, giro e tiro. Potete procedere con una treccia normale. Siete arrivati al punto che potete fare benissimo una treccia partendo da qua. Io di solito preferisco la treccia a spiga piuttosto che la treccia normale classica. Vi spiegherò, se non sapete fare la treccia a spiga, vi farò un altro video dove vi spiegherò la treccia a spiga. Fatemelo sapere nei commenti. Siamo arrivati a un certo punto che possiamo continuare anche così, dal dritto. Fatela sempre bella stretta, perché dato che abbiamo fatto una bella acconciatura in alto, fare una treccia in basso un po' smorta non è l'ideale. Vedete, questa è la treccia a spiga. È molto semplice, però se non l'avete mai fatta... Sembra un po' quella di Hunger Games. Che dite? I capelli, perché il viso... Diciamo di no. Jennifer? Lawrence, mi sembra. Mi sembra che si chiami Jennifer Lawrence. Ok. Allarghiamo la treccia. A me piace che la treccia sia bella larga, non troppo stretta. E questo è l'effetto finale. Quindi una treccia che dall'alto arriva fin qua e poi va giù. Ci sono, noto, un po' di capelli fuori posto. Ecco a cosa ci servono le forcine. A sistemarli. Quindi toccate la vostra treccina e cercate di individuare eventuali capelli fuori posto. Aiutatevi anche con uno specchietto e guardatevi, specchiatevi da due specchi diversi in modo da vedere dov'è che la treccia non va bene. Tipo qui ne ho individuato uno. Vedete? Ve la mostro. A me personalmente piace molto. Adesso vi metto un video alla luce naturale, così vi faccio vedere com'è alla luce naturale. Personalmente mi piace molto, è bella tirata, quindi la sento bella stabile. Mi sembra che non abbia alcun tipo di problema. Una cosa carina che io faccio ogni tanto è quella di arrotolare questo e di farci un pompoccio. Quindi di arrotolarlo e fare una sorta di tuppo con i miei capelli della treccia, così viene tutta bella tirata e il tuppetto dietro, molto elegante. Un'acconciatura molto elegante, devo dire. E io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, spero di avervi spiegato bene come si realizza questa treccia, pseudo treccia, a mio modo, perché io non sono capace di fare quelle normali. E spero che il video vi sia piaciuto, scusate per la location, ma penso che si veda molto meglio in un posto un pochino più grande rispetto a un posto dove sono seduta su una sedia, faccio un po' fatica.
Io come sempre vi ringrazio, vi mando un grosso bacio e ci vediamo sabato prossimo con il prossimo video. Un bacio, ciao!